Ciao bambini, oggi vi voglio spiegare come usare l'apostrofo in modo corretto. Cos'è l'apostrofo? È un segno che si usa quando si incontrano due vocali, una alla fine di una parola e l'altra all'inizio della successiva, come nel caso lo amico. Grammaticalmente non è sbagliato scrivere così, però a livello uditivo stona un po', quindi ci è permesso togliere questa O e sostituirla con l'apostrofo per leggere l'amico. Anche nel caso sotto, Nello, Orto, peggio ancora abbiamo due vocali identiche, togliamo la prima, sostituiamo con l'apostrofo e leggiamo nell'orto. Fenomeno si chiama elisione. Se non uso l'apostrofo, mi accorgo che il mio parlato ha un suono sgradevole. Vediamo la frase scritta in blu. Lo amico mio Luca coltiva la insalata nello orto. Ripeto, è esatto scriverla così, ma stona a livello proprio di ascolto. E poi nel nostro parlato dobbiamo essere più concisi, più scorrevoli. Allora andiamo ad applicare la regola dell'apostrofo, togliamo le vocali di troppo e leggeremo. L'amico mio Luca coltiva l'insalata nell'orto. Ricordiamoci che dove le due parole sono unite da un apostrofo vanno lette come se fossero una parola unica. L'amico, l'insalata, nell'orto. Cosa succede se devo andare a capo? Capita tante volte di arrivare in fondo alla riga e dover apostrofare due parole. Come mi comporto? L'apostrofo in questo caso non serve, sparisce, si rimette la vocale che avremmo tolto e dobbiamo stare attenti a lasciare una parola alla fine della riga e la successiva mandarla a capo, come in questo caso. Il contadino inizia il suo lavoro alla a capo alba. Questa mattina ho visto un uccellino sullo a capo albero. Dobbiamo stare attenti, bambini, quando scriviamo le paroline e dobbiamo usare l'articolo indeterminativo, che questo non chiede l'apostrofo se i nomi che lo seguono sono maschili, come in questo caso io ho scritto quattro nomi maschili e come vedete l'apostrofo non c'è. Un amico, un uomo, un angelo, un albero. E invece la parolina che segue è femminile, ovviamente noi avremmo dovuto usare l'articolo indeterminativo una, infatti sarebbe una amica, una ala, una automobile, una aquila. Ma per la regola che abbiamo appena compreso, due vocali vicine stonano, quindi togliamo la prima, mettiamo l'apostrofo e allora leggeremo velocemente. Un'amica, un'ala, un'automobile, un'aquila. In alcuni casi l'apostrofo lo troviamo alla fine di una parola. In questo caso non si parla più di elisione, ma di troncamento. La parola troncare vuol dire spezzare, tagliare e in effetti la parola viene abbreviata, accorciata, ma non perde il suo significato. Vediamo la parolina poco. Un poco, se io tolgo la sillaba finale, velocizzo il modo di parlare, dico un po'. Questo apostrofo mi ricorda che è stato troncato, tolto un pezzettino. Da non confondere, come fanno alcune persone che sbagliano ancora, a scriverlo come se fosse il fiume Po. A parte che la parolina Po è scritta con la lettera maiuscola, è un nome proprio. Dammi un po' di pane. Sarebbe dammi un poco di pane. Un troncamento lo facciamo anche al verbo dai. Togliamo la i, mettiamo l'apostrofo e leggiamo. Da dei consigli utili. Dai dei consigli utili. Vai, tronchiamo questa i. Mettiamo l'apostrofo, va. Va a chiamare il nonno. Vai a chiamare il nonno. Fai, tronchiamo anche qui la i, mettiamo l'apostrofo e
e diventa fa come ti dico. Vuol dire fai come ti dico. Bene, bambini, dopo questo ascolto credo che non avremo più dubbi e saremo bravissimi ad usare l'apostrofo, spero almeno. Facciamo gli esercizi, che vi consiglio e vedrete che sarete sempre più bravi e più sicuri. Un caro abbraccio dalla vostra maestra Marilena. Ciao!